Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa 63esima puntata della Pixel Man. Yeah! Ho fatto le chicocche qui inferti. Allora ragazzi, come state? Noi benissimo. Guardate qua, guardate qua, guardate qua. La gente che si rifà altre case. Questo che si è fatto un'altra casa conficcata dentro a un muro. Cioè guardate il macello. Io che mi sono rifatto casa, Quinfer che ha fatto un campanile. Non lo so quello che è, poi vediamo che cosa diventa. Allora, io ho cambiato i vetri perché sinceramente quello mi faceva troppo schifo. Ma è una cosa molto importante. Dimmi. Il proprietario della casa dietro casa mia si è spostato e si è messo lì. Andiamo a far vedere casa perché vai. Sembra pure giusto. Sì, infatti li vedi. E ti ringrazio libero. Tantissimo perché sennò era un macello. Infatti, guarda grazie. Che bella. Grazie. Sì, sta venendo molto bene, però la devi finire. Quinfer, altre due cose che non abbiamo visto. La prima è che il tizio che ha fatto sta casa, che a mio parere è troppo carina, ha fatto sta cosa qua per l'environment. Che guarda, non ci puoi entrare. Cioè, è difficile entrarci perché ci stanno le cose che ti fanno salire, vedi? Sì. Un'altra cosa invece, a parte che il proprietario di questo Rage Block è pregato di toglierlo, nel laghetto Lion King ha lasciato un altro easter egg, lo andiamo a vedere? Andiamo. Io posso stavolta che si è inventato quel matto, eh. Io mi butto. Via. Olè, si è passato la scaletta. Mordo il culo. Il dambanana. Ne manca uno però. Ma, mi scusi, signor Lion King, potevi mettere, che ne so, i Zingar stronzo, Quinfer sculata con gli shiny, che ne so. Mi sa che Zingar era quello che veniva dopo. Va bene. Allora, visto tutto questo, a parte che ci sono anche case nascoste, Quinfer, che stanno lì dietro, te lo giuro, stanno nascostissime. Stanno tipo dietro casa di Mucco, su di lì, di una se non sbaglio è di Square qualcosa e quell'altra non lo so di chi è. Per il resto, allora vabbè, ragazzi, insomma si sta rifacendo un bel villaggetto. Sì, ritornerà a essere bello e prosperoso come una volta. Allora, io devo fare una cosa importante, Quinfer. Devo fare gli EVS per i Pokémon. Perché? Perché purtroppo mi tocca rifare le palestre del livello 20, 30, 40, 50 e 60. Che io ho già fatto. Perché avendo i Pokémon del livello 70 non le posso fare. Quindi vi rifaccio la squadra un'altra volta. E i primi tre Pokémon sono Oshawott, Litwick e Grovyle. Non so perché sì, tre Pokémon. Forse perché sono gli unici tre buoni nelle statistiche che ho. Perché la palestra è il trio gym, quindi non so cosa mi aspetta. A parte che anche trovarlo è un macello perché non arriva. Comunque, per il resto, facciamo così. Il primo è Litwick. Lo porto a livello 20, subito. Dai, Pirolancio. Era un attacco speciale o un attacco? Attacco speciale, beh? Non me lo ricordo. Attacco speciale, togliamo turbofuoco. Tanto metterò no. Sì, tanto dovrò mettere Flamethrower, che sarebbe lanciafiamme, tranquillamente. Poi c'è l'Oshawott, che l'Oshawott in teoria si fa in attacco, Quinfer. Ma io ce l'ho in attacco speciale. Ma chi se ne frega, gli imparo idropompa e via. No? Bravissimo. Si sta evolvendo Oshawott. Come si chiamava l'evoluzione? Dewott? Oddio, non me lo ricordo. Dewott, se non sbaglio. Sì. Speriamo che non diventa piccolo. Che diventa normale. Ok, è carino. Carino. Guarda, è anche bello grosso. Oh, è grande. È Samurott quando c'è. Quando diventa Samurott mi diventa una casa. Diventa un sciscione obeso. Comunque, sì. Facciamo così. Disabilità. Togliamo il livello a tutti e due. E andiamo a fare gli EVS. Quinfer. Ma qua è tutto qua la prima. Sì, infatti questa zona l'hanno toccata proprio. Cioè, capito? Casa mia l'hanno toccata e questa no. Ma riportasci. Oh, ma ridate per casa. Non è giusto, rivoglio casa di prima, rivoglio le mie badge. Voglio le mie badge, le mie medaglie, tutto. Allora, vediamo un po' se hanno cambiato pure i Pokémon, che qua ogni tanto se divertono tutto. A cambiarle. Attacco, hanno rimesso i Luxray. Ma guarda. E un attacco hanno speciale. Rimesso i Gengar. Hanno rimesso i Gengar. Poi hanno messo i Clefairy che già c'erano. Oh, guarda. Però guarda, gli dice pure che cosa sì, danno. Sì, hanno messo le targhette antimongolo. Sì. Aspetta, però questa è una cosa utile.
L'altra, nella quale io sono molto mongolo. Le bacche per togliere gli EVS, se non sbaglio. Vedi, ti dice quale gli EVS dà. Per togliere gli EVS giusto. Questa qui toglie l'attacco. Questa almeno lo sappiamo. Ecco, questa... infatti, questa mi serviva. Proprio andiamo giù, vediamo che altro c'è. Molto probabilmente penso ci sarà... Avranno ripreso quelli di prima, quindi... Sì, sì, tutti Cirini, quelli di prima, infatti. Raichu, eccoli, Raichu. Ci stanno i Raichu stavolta? Sì. Ah, vedi, io... No. Io inizio da questi, Quinfer. Inizio da questi perché prima che rispariscono. Buona fortuna. E vai, yeah, beccate questa. Conky Lama, pure se non so attacco speciale. Conky Lama, proprio. Come si chiama in inglese? Razor Shell. Serio? Come si chiama? Conky Lama si chiama Razor Shell. Vabbè, Shell è conchiglia. Razor Shell, ho capito, ma Razor che significa? Lama. Seriamente? No, Razor non è lama. Mamma mia. Credo. Forse l'hanno tradotto male in italiano. Taglio furia furi cutter. Lol. Sembra che dico elicottero, però dettagli. Allora ragazzi, io ho quasi finito. Sono 224. Ne mancano Vai. Esattamente 24, quindi 7 14. Vieni qua. Tieni qua, pia. Muori sotto i colpi del mio coso, Razor qualcosa, che ora non mi ricordo manco come cacchio si dice, con chi l'ha. Ti è Razor, com'è la Razor? Ah, Razor Shell. Guarda, c'è un Charmander. Dove? Il mio è più bello. Sì, è del tizio. Il mio è più bello. Oh, mo, me ne manca uno. Me ne manca uno. Vai, uccidilo. Come colpo coda. Oh, morto. Olle, 255 EVS in velocità. Adesso, no, aspetta, adesso togliamo questo. No, mio! Ah, mio! Ogni volta lo lanci, E non lo faccio apposta. Adesso gli dovrei fare quelli di EVS, ma tranquillamente me li faccio o nella prossima puntata, oppure me li faccio off camera tranquillamente, sperando di trovare il capo palestra, perché sono molto rari, entrano molto difficilmente, anzi più difficilmente di prima. Quindi, Quinfer, facciamo un bel Wonder Trade? Vai! Namo! Ci sei, Quinfer? 3, 2... Vai. Uno, vai! Che vaffanculo! Che cacchio! Ma dai, ma non si può così! Perché? Ma che non lo vedi? Ma che problema c'è? Come che problema c'è? Ce l'ho già! Vabbè, ce ne hai due, io mi è uscito questo. Questo è gigante, cazzo! Beh, almeno questo non ce l'hai, scusa! Ma almeno non ce l'hai! No, ce l'avevo già un Vileplume. Gne, gne, gne. Vabbè ragazzi, fateci sapere qual è il più bello dei due. Io dico il mio. E ci vediamo a una prossima puntata. Ciao ragazzi. Ciao, ciao.